in meno. Quindi è certamente un dato allarmante, un dato che sottolinea qualcosa che noi i giorni scorsi avevamo denunciato, cioè un'assoluta disaffezione e mancanza di fiducia e disillusione dei cittadini palermitani nei confronti della politica. E noi abbiamo iniziato, come più volte abbiamo detto, un percorso in questi mesi, un percorso straordinario a cui crediamo, e il percorso ha come obiettivo quello di fare rinnamorare i cittadini palermitani della politica e soprattutto ricostituire quei legami di lealtà e di fiducia che probabilmente in questo momento sono in assoluta crisi. Dal punto di vista invece dei dati o degli exit poll che sono iniziati ad uscire, ovviamente in questo momento non mi sento di commentarli, nel senso che sono assolutamente parziali. Faremo una disamina assolutamente attenta successivamente. Se mi chiedete se fossero confermati, qual è una mia prima considerazione, evidentemente l'effetto trascinamento delle sette liste dei miei rispettivi candidati ha avuto la meglio. Ciò nonostante, il Movimento 5 Stelle risulterebbe come uno dei movimenti, uno dei partiti più certamente con una maggiore presenza all'interno del Consiglio Comunale, e questo comunque è un fatto positivo. Stiamo parlando di avere almeno triplicato, se non quadruplicato, le percentuali che abbiamo avuto 5 anni fa. Quindi è un percorso che è in work in progress. Detto ciò, per il commento però completo rispetto a questi dati che riguardano